Ciao amici di YouTube, come state? Tutto bene? Ah, allora, oggi abbiamo fatto un'altra diretta, abbiamo ripreso quella che avevo dovuto saltare causa influenza, ma siamo ritornati un po' a vedere quello che avevo trovato come vinili nell'archivio, insomma, della radio. Ho passato non tutti quelli che avevo trovato perché non ho avuto tempo, perché alcuni di voi mi hanno poi fatto delle richieste, da Michael Jackson a una canzone addirittura di artisti lombardi che raccontano storie contro la guerra, ma che portano in giro anche un progetto di De André, i mercanti di liquore, se non ricordo male. E poi c'è anche chi invece mi ha proposto una canzone di Alborwaz Promise, che invece abbiamo fatto un salto un po' in un suono quasi giamaicano. Però invece quello che io ho scelto, ho portato anche un po' dei brani particolari, soprattutto delle donne, che hanno come sempre delle voci un po' strane. Quindi abbiamo ascoltato Gary Moore, ad esempio, colui che in questo album ha anche reinterpretato Pretty Woman, quindi il brano della colonna sonora di Pretty Woman, anche se era stato scritto da Roy Orbison. Lui è un grandissimo chitarrista e in questo album è stato il primo album che lui praticamente dall'heavy metal ha fatto il suo passaggio a quello che era la musica metal blues, hard blues. E poi invece, come vi dicevo, abbiamo ascoltato tre voci di donne. Nada, che ormai non è più tanto sulla scena musicale, è un album vecchissimo, siamo andati indietro tra gli anni 86 e gli anni 90. Poi abbiamo ascoltato Anna Oxa, una bellissima donna, e lei insomma faceva parlare sempre di sé anche dai vestiti che in qualche modo metteva, ma sempre molto eleganti e sensuali. E poi lei, Flavia Fortunato, che è stata anche una conduttrice radiofonica, ma che insomma è stata anche cantautrice, e ci siamo ascoltati anche questo brano, un brano tra l'altro che è stato scritto per lei da Riccardo Cocciante. Questi sono stati i vinili che abbiamo ascoltato quest'oggi. Vi invito, come sempre, magari a darmi anche qualche consiglio sui vinili da ascoltare, che vorreste ascoltare, magari anche, visto che è uscito fuori, si parlava anche di libri di musica, perché no, magari anche qualche biografia, autobiografia di qualche cantante, piuttosto che libri invece dedicati alla musica. Perché? Perché secondo me, insomma, è bello che poi io possa avere anche così delle informazioni da leggere, a culturarmi, e poi magari avere anche uno scambio di opinioni con voi che magari l'avete già anche letti. Ma a parte questo, insomma, quello che mi preme dirvi è di seguirmi sul canale Patreon, e quindi scrivermi lì sopra quelle che potrebbero essere le vostre richieste, ma anche mandarmi un'email, perché no, su imhlib@libero.it. Insomma, ci possiamo sentire lì, perché così nella prossima settimana, nella nostra prossima diretta, possiamo sicuramente passare qualche pezzo che invece può piacere a voi e che mi manderete, lo so già, carponi nell'archivio a cercare questi bellissimi vinili d'altri tempi. Va bene, non mi resta che augurarvi un buon weekend. Se siete ammalati, no, riguardate la diretta, così almeno vi risollevate, e insomma tenetevi ben stretti al caldo sotto le coperte. Se invece non lo siete, non abbiate paura di quello che succede in giro, ma apritevi al mondo, perché solo così possiamo scoprire tante cose. Un abbraccio, un bacione grande, ciao. Oh, vi aspetto anche sul canale Glamissima, dove ho fatto una recensione di calze. Chi lo sa mai che, insomma, potreste lasciare anche voi i vostri commenti, ma prendere spunto per così fare dei regali alla vostra amata. E io la butto sempre lì, non si sa mai, io vi do qualche consiglio. Va bene, ci vediamo la prossima settimana. Siamo poi già marzo, siamo ormai in estate, siamo poi già quasi in vacanza. Ciao, 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 ciao. Patreon, Simona non solo Patreon, imhlib@libero.it. Ciao!